si dimostra quanto è fondamentale la pace. Sì, è sicuramente una testimonianza semplice quello che possiamo fare in questo momento, però credo che sia importante che tutti testimonino questo attaccamento, questa vicinanza al popolo ucraino, ma anche al destino dell'Europa, perché le cose non sono poi così lontane, i fatti non sono così distanti dall'Europa intera. Quindi è importante questo momento, sia laicamente che da un punto di vista religioso. Senta, una cosa importante, dovremmo già da ora pensare all'accoglienza, perché altro modo non c'è. Sono d'accordo, bisogna aspettarci, prepararci comunque ad essere accoglienti nei confronti dei nuovi profughi che potrebbero esserci, quello assolutamente. Le ACLI come associazione che opera a livello nazionale anche su questo fronte credo che hanno gli strumenti per poter dare un piccolo contributo, ma poter dare un contributo. Dovremmo pensare all'accoglienza, dovremmo organizzarci per l'accoglienza anche valutando la necessità di creare dei corridoi umanitari che consentano di far venire in Italia anche con ricongiungimenti le famiglie che saranno in condizione di poter essere accolte. E comunque credo che da parte del nostro paese e anche dei nostri territori la solidarietà e l'accoglienza non mancherà, perché siamo abituati all'accoglienza. Sì, c'è una grande preoccupazione per quello che sta succedendo. Stamani sappiamo che è solo un gesto simbolico e non cambia le sorti, ma è molto peggio restare indifferenti, e quindi sono giusti e utili anche le attestazioni di solidarietà come questa delle istituzioni, ma anche quelle spontanee dell'associazione e dei cittadini. Quello che può essere fatto nel concreto va fatto. L'Italia da questo punto di vista è sempre stato un paese molto accogliente e molto solidale. Speriamo anche che i rappresentanti istituzionali che possono incidere su queste vicende riescano a ottenere dei risultati, perché vedere le immagini di questi giorni fa parecchio male. Le credo che dobbiamo in tutti i modi ritornare alla diplomazia, a ragionare, a cercare di far di tutto, di superare, anche perché ci sarà poi il momento invece dell'accoglienza e dovremo essere pronti anche ad accogliere e ad aiutare. Perché questa è la nostra storia, il nostro cuore e la nostra tradizione. Siamo tutti fratelli e nel momento del bisogno bisogna esserci per tutti. Sì, sì, piena solidarietà nei confronti del popolo ucraino contro questa aggressione assolutamente irragionevole da condannare su tutta la linea, piena solidarietà a tutti i cittadini ucraini che vivono nella nostra provincia e un l'auspicio che possa concludersi tutta questa vicenda nel tempo più rapido possibile e nel modo migliore possibile nel rispetto dei diritti umani. Sì, ovviamente come abbiamo sempre fatto, i comuni del nostro territorio sono pronti, disponibili a fare la loro parte e anche nel caso ci dovesse essere bisogno, così come abbiamo fatto per l'Afghanistan, è chiaro che io sono convinta che i comuni del territorio aretino non si tireranno indietro di fronte a questa nuova emergenza umanitaria che noi speriamo però possa risolversi nella maniera pacifica e più rapidamente possibile senza dover affrontare nuovamente un'emergenza di questo tipo. Grazie.